A Bari, 70 spostamenti su 100 avvengono con l'automobile. Un'assurdità se si pensa che è una città costruita su territorio pianeggiante, caratteristica che favorisce l'uso della bicicletta. In molte città europee, con tipologie morfologiche meno adatte, l'uso dei pedali per spostarsi è più diffuso che in questa città. Voglio far vedere che con la bici si vive meglio, in modo diverso, e può essere anche uno strumento di lavoro che va incontro alla sostenibilità. Spazio è un'associazione che aiuta tutti i ciclisti della città. Uno dei motivi per cui bisogna usare la bicicletta è la migliore efficienza. Arrivi prima, trovi parcheggio e soprattutto è vantaggioso economicamente. L'assicurazione, la benzina, il parcheggio. Poi, alle volte, se sei ciclista, vai più veloce. Bari Bici Express è un'azienda di Corriere Espresso in bicicletta. Noi consegniamo plichi, pacchi, come il Pony Express, però lo facciamo in bicicletta invece di farlo in motorino, macchina, furgone. Quindi in questo modo non inquiniamo. Io vengo di Parigi e questo servizio esiste in tutto il mondo, America, Nord Europa. Oramai si sta diffondendo anche in Italia, in tutte le più grandi città. Buongiorno. Ok Claudio, allora dove sei ora? Dimmi tutto, fermati. Ok, via Einaudi. Allora, devi andare al 48 da Progedit, ok? Ciao. Bari Bici Express nasce nel 2009. È partito con un progetto che ha partecipato a un bando regionale. Abbiamo vinto questo progetto, questo finanziamento, che ci ha permesso di avviare questo servizio di consegne in bicicletta, servizio ecologico, quindi. Diciamo che siamo stati i primi sul mercato barese, locale,
a proporre questo servizio. Anzi, siamo stati anche i primi corrieri in bici dell'Italia. All'inizio non è stato facile perché la gente aveva difficoltà a fidarsi. Avevo dovuto convincerli di affidarsi pacchi, plichi, delle cose anche preziose, di valore, a dei giovani in biciclette. La gente di solito si fidava molto di più di persone in motorino, in macchina. Avevo dovuto convincerli anche che era possibile di andare veloci in bicicletta. Quindi, oltre al fatto che siamo un servizio ecologico, è stato anche una vittoria di dimostrare che delle persone giovani potevano creare un mestiere nuovo e anche creare, innovare anche nell'ambito di servizi ai privati, anche alle aziende, anche attualmente agli enti pubblici che si stanno rivolgendo anche a noi. Ci sono voluti 3 anni per convincere i nostri potenziali clienti che, oltre ad aiutare l'ambiente, siamo anche economicamente vantaggiosi. Solo ora stanno saltando fuori i clienti che abbiamo contattato 3 anni fa e che cominciano a chiamarci perché vedono i risultati. E poi il passaparola ci sta aiutando molto anche con quei nuovi. Questo è uno dei pochi quotidiani del pomeriggio rimasti in Italia. Le nostre necessità sono principalmente due: arrivare nel più breve tempo possibile nelle edicole e quella di contenere i costi. In passato abbiamo utilizzato varie società di distribuzione, ma con queste i giornali arrivavano sempre molto tardi nelle edicole e i costi erano sempre molto alti. Per questo ci siamo rivolti alla Bari BC Express, che ha risolto in parte questi problemi. Infatti i giornali, avvalendoci dei corrieri in bici che girano il traffico, arrivano molto prima nelle edicole e abbiamo un risparmio di circa il 40% sui costi di distribuzione. Tutto ciò ha anche un valore aggiunto che si riflette dal punto di vista ecologico, che è appunto quello di limitare il più possibile le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Biciclette continueremo a combattere tenacemente la battaglia contro le emissioni di CO2 nella nostra città. Il nostro lavoro, inoltre, ci permette di vivere il nostro territorio con un'intensità che solo la bicicletta consente. La città è nostra.